quotidien. Oltre ogni mistero e prova della vita troviamo un Dio più grande che ci ispira, ci incoraggia e a volte ci provoca. Ciao, io sono Christian Nani e questo è il podcast Fede Pericolosa. Risveglio. È una di quelle parole che fanno venire i brividi al popolo cristiano. Per alcuni brividi di emozione, per altri brividi di freddo. Da anni in porte aperte parliamo nelle chiese di ciò che sta accadendo nel campo missionario in terra islamica. Presentando una serie di percorsi formativi, un responsabile dell'opera in Asia centrale una volta disse entusiasta: «Che miracolo! Oggi siamo costretti a creare percorsi formativi dedicati ai pastori e leader ex musulmani, mentre pochi anni fa non c'era nemmeno un cristiano ex musulmano in tutta la regione». In effetti, 30 anni fa in tutto il mondo c'erano singoli convertiti dall'Islam, ma veri e propri movimenti? No, praticamente zero. Ora stiamo assistendo a un grande risveglio, forse il primo significativo a livello globale tra i musulmani in oltre 1400 anni di storia. Sogni e visioni su Cristo hanno scosso l'anima di migliaia di individui alla ricerca dell'unico vero Dio. E per la gran parte di loro la decisione di seguire Cristo ha richiesto coraggio. Esattamente come accadeva ai primi cristiani, il coraggio era ed è un elemento primario del cammino del fedele. Ed oggi esistono chiese interamente composte da ex musulmani in terre ostili al Vangelo. Un miracolo, un fatto umanamente impossibile. Comunico messianica. È forse la prima denominazione di chiese autoctone composte e guidate da ex musulmani. Ha solo qualche anno di vita, ma è la punta visibile di un iceberg imponente, o se preferite, la lingua di fuoco di un incendio incontenibile. È probabile che dal pulpito delle loro cicatrici, questa generazione di cristiani ci insegneranno una nuova audacia nel cammino del fedele, una nuova intensità di comunione fraterna e forse anche una nuova devozione per la parola di Dio.